Buongiorno, adesso sto usando lo stand, quello lì che ho costruito, di cui avete visto di recente il video, col mio smartphone, e lo uso per farci un video. Allora, tra gli oggetti presi nelle varie scatole dei ricordi, ho trovato questo rocchetto di filo, un rocchetto molto vecchio. Non so quante decine di anni abbia, faceva parte praticamente della scatola dei ricordi che mi ha lasciato il mio carissimo zio Alfredo poco prima di morire. E per tanti anni me lo sono conservato così, però ogni volta che mi capitava per le mani pensavo di farci una elettrocalamita, di quelle che facevo da bambino, perché ho cominciato a giocare con l'elettricità molto giovane, appunto da bambino. E lo trovo molto carino per fare questo lavoro e in unione sempre dalla scatola dei ricordi, ma questa volta dei ricordi del mio lavoro originale, che era quello di lavorare nelle telecomunicazioni. E quando dismettevano i vecchi apparati, io spesso e volentieri raccattavo un po' di roba. Nelle varie dismissioni di apparecchiature che ho visto, ho recuperato questa rocchetta di filo. Questa rocchetta di filo si usa nelle centrali telefoniche Siemens ed è talmente vecchia che devo farci qualcosa che rimanga nel tempo in un certo qual modo. E voglio fare un'elettrocalamita praticamente per mio figlio, che così ci può giocare. La cosa buona è che in questo buco c'entra la cavicchia e peraltro c'entra senza, e sotto mi ci viene pure lo spazio per metterci il bullone e per poterla fissare. Diciamo che qui questo giro ha detto bene, che ho trovato tutta una serie di cose che possono andare bene. Adesso farò una cosa che non ho fatto in passato e mi dispiacerà fare, ma vabbè, del resto non posso fare altrimenti, è quella di praticamente buttare via tutto il filo. Qualcosa devo pur buttare. E andare a vedere quello che rimane, lo spazio che rimane in fondo. Ci vediamo tra un po'. Ecco, siamo quasi arrivati. Mi dispiace il filo, perché anche il suo filo un po' ha un significato per me, perché mia madre, che era la sorella di quella che era il proprietario di questo rocchetto, faceva la sarta e quindi magari ci sa pure sprecare il filo, francamente mi dispiace. Il sarto non ho imparato mai a farlo e mi sarebbe piuttosto stato rimasto difficile farlo con mia madre, che era molto brava. Ok, io ho preso un po' da qua, un po' di là, io sono un guazzabuglia. Adesso con questo qui ci faremo una modifichetta. La modifichetta riguarderà che con il trapano faremo un forellino qui che uscirà fuori di qua, dove passeremo il primo filo. Ok, questo è un video che nasce così al volo e al volo va avanti. Pic, ecco qua, due bei buchini, e da qui praticamente cominceremo a infilare il filo e piano piano, con santa pazienza, lo avvolgerà finché arriverò a quest'altro poco più su. Una cosa importante, ovviamente, è che le elettrocalamite si progettano partendo come punti di riferimento, sono le dimensioni del nucleo, il numero di spire, la lunghezza, la corrente che ci passerà, la differenza di potenziale, quindi il voltaggio. Noi andiamo a stucco, quello che viene viene. Poi se funziona bene, sono pazienza, ma tanto comunque un'elettrocalamita a prescindere funziona. Al limite basta aumentare la tensione di alimentazione. Però comunque bene o male funzionerà, per giocarci va bene. Per un compito specifico invece no, va progettata con attenzione. Qua. Allora, da questo, ok, da qui praticamente infileremo il... Lasciamo un po' di spazio. Qui ho aperto la matassa
E bisogna fare veramente attenzione per non intricarla. Cioè, ci vuole veramente tanta pazienza per non intricarla. Allora, vediamo come mi può far comodo girare. Le prime spire serviranno pure poi per fissare il giro. Girando, chiaramente creerà un movimento torcente sul filo che ci complicherà un poco l'andamento. Per fare queste cose ci vorrebbe una avvolgitrice, però insomma non è che possiamo costruire una avvolgitrice per fare un'elettrocalamita, anche se è mia intenzione farla una avvolgitrice. Con tutte le spire praticamente bisogna accostarle bene e si va avanti. Questo era il classico esperimento di elettrocalamita che si faceva quando ero bambino, lo facevano fare pure a scuola, quando nelle scuole medie facevano le applicazioni tecniche. È una bella cosa che non si fa più purtroppo. E praticamente mancano poi quelle basi che si acquisivano prima da bambini e che poi adesso chiaramente in un mondo ipertecnologico paradossalmente non vengono fatte. Alle volte perché sembrano inutili, quando invece le basi non sono mai inutili. Nessuno penserebbe di costruire una casa senza le fondamenta, a meno che non sia un pazzo. L'altra cosa è che le normative di sicurezza, eccetera, eccetera, stanno blindando praticamente tutto. Allora, nel rischio che qualcuno possa ipoteticamente farsi male, si preferisce non fare niente. Questo è veramente sbagliato, perché poi non solo non impara la materia, ma non impara nemmeno a lavorare in sicurezza e a non farsi male. Se uno non fa mai nulla e non capisce come si può fare anche a non farsi male e non si prepara anche a questo, su questo fronte. Io su mio figlio ho idee nettamente diverse ed è per questo pure che sto pensando all'Accademia dei Curiosi, perché servirà proprio, se ci riusciremo a farla, a sopperire a queste gravi mancanze che attualmente affliggono il nostro sistema formativo di Stato, che invece una volta, proprio per la presenza di queste particolarità, era uno dei migliori del mondo. Noi adesso ci stiamo adeguando al peggio, che era quello degli altri paesi. Che non pensate che le cose in Italia sono tutte storte, non è assolutamente vero. Noi in Italia abbiamo avuto ottimi esempi di formazione. Ne cito due, per i bambini soprattutto, perché è lì che bisogna partire, non quando si è grandi. Ne cito due, per l'infanzia, la Montessori. E per le elementari e le medie, io che sono ateo, stupisco un po' per questo, ma questo io sono un grande ammiratore di Don Milani. Comunque sia, proseguiamo nel fare questo avvolgimento e ci vediamo tra un po', perché sennò vi annoio nel fare l'avvolgimento. Vedete, intanto, ops, la telecamera sta di qua. Io sono fissato, vado sempre a guardare al centro dello smartphone, ma la telecamera è stata tutt'altra parte. Vedete? Piano piano adesso proseguirò nel creare la bobina. Allora, quando si fa un piccolo inciso, quando si fa un avvolgimento, bisogna, purtroppo in una maniera abbastanza scomoda, se non si ha un'avvolgitrice, pensare che io poi ce l'avevo. Bisogna sempre ragionare in questi termini, cioè bisogna tenere il filo così e girare il rocchetto. Il rocchetto è quello dove si va a fare l'avvolgimento. Perché se uno fa più comodamente questa operazione, a parte che adesso sto girando di qua e poi mi vado pure a scontrare con il filo, ma se uno facesse così, che succede? Ecco, eccolo qua, vedete? No, non si può fare, perché praticamente crea un movimento nel filo e
lo va ad attorcigliare, va ad attorcigliare la matassa, a meno che non ci sia una bobina dall'altra parte, ma comunque sia si crea praticamente, si va a torcere il filo e non va bene, vi complicate la vita. Quindi è meglio andare avanti, anche se sembra più molto più scomodo andare avanti così, e poi ricordarsi sempre di andare ogni spira, cioè la spira è il giro che faccio così, ogni spira deve essere precisamente accanto a quell'altra, per risparmiare lo spazio, perché così viene ottimizzato, perché se le mettiamo alla rinfusa in realtà la bobina viene più grossa con meno spire, e poi funziona peggio fondamentalmente. L'ordine è sempre importante. Sì, il limite è quello di prendere, vabbè, questo è il mio supporto che ho fatto con pezzi rimediati per tenere la telecamera, però se avete un paletto così, ecco qua, mettete qua, così impedite praticamente alla bobina di intricarsi. Questo è un altro passo ulteriore che potete fare. Siamo nella parte finale del lato. Devo ricominciare ad andare proseguendo con lo stesso senso di rotazione, devo andare nel senso ricominciare, praticamente riscendere così e devo affiancare una spira. Ci riusciamo a far vedere una spira all'altra. Tirare il filo, tenerlo sempre in tiro, se no si srotola. Ecco, così lo giro e rimane un po' più semplice da vedere. Ogni tanto mettiamo un po' di filo, ecco qua. Con il pollice, quando siamo ripartiti, possiamo rifare e con il pollice guidiamo. Ripeto, con una avvolgitrice tutto questo rimane molto più semplice da fare, eh? Anche se è sempre un lavoro certosino da fare con molta attenzione. Che peraltro in questo caso va pure bene perché il filo è grosso. Voi dite questo è un filo piccolo, no, un filo molto grande. Perché quando si fanno gli avvolgimenti spesso si utilizzano dei fili grossi come capelli. E quindi fare questo lavoro qui è impressionante. E se io penso che mio padre è anche un fratello di mia madre, hanno fatto entrambi negli anni 50 il corso della scuola Radilettra. Si sono costruiti da soli sia le bobine delle radio, ma anche i trasformatori. Ecco, trasformatori si parla di migliaia di spire, di migliaia di giri con fili molto sottili. Pensate che voi che lavoro altro che certosino, cose che si possono fare in gioventù quando ci si vede molto bene, eh? Che da grandi che si diventa che comincia la presbiopia è un problema. Come l'età mia, del resto. Ma caso vuole che il filo è rosso e nero. Mi verrebbe da tirar fuori un po' di vecchie storie mentre avvolgo il filo delle centrali telefoniche. Dovrò fare qualche video. Quello che era la telefonia una volta non esiste assolutamente più, oramai da tanto tempo. Oramai la telefonia viaggia sulle linee dati. Una volta i dati viaggiavano sulle linee telefoniche, adesso praticamente è il contrario. E praticamente oramai è tutto gestito con le stesse macchine che gestiscono il traffico internet.
E quindi è un mondo completamente diverso, molto più, se vogliamo, semplice, ma sono scatole chiuse che non permettono più di avere quei livelli di professionalità che c'erano una volta, elevatissimi. Sono macchine piuttosto complesse, ma poi, fino a un certo punto. Però il mondo è cambiato, va avanti così. Del resto, se dovessimo fare uno smartphone con le tecnologie di 40 anni fa, ci vorrebbe, sarebbe grande a dir poco come un palazzo, a dir poco. E quindi andiamo avanti così. Dicevo, era un mondo molto colorato perché era pieno di fili multicolori, fili sottili, lavori certosini, lavori pazienti che dovevano essere fatti con tempi piuttosto lunghi e con grande accuratezza, precisione. Le centrali telefoniche erano un insieme di apparati elettrici e meccanici. Si univa da una parte la meccanica, dall'altra l'elettricità e apparati elettrici, quindi per lo più erano tutte bobine, relè, motorini. Migliaia, migliaia e migliaia di relè. Brutto di fare i video con il cellulare è che poi piano piano può capitare che ti chiamano. Siamo arrivati alla fine. Oggi ho già tagliato il filo. Ora lo andiamo a mettere qui nel buchino. Però prima di metterlo nel buchino, facciamo così. Lo andiamo a mettere nel buchino qua, così, in questa maniera, in maniera tale che cerco di incastrarlo. Vediamo un po' come posso fare, in maniera tale da fargli un nodo che mi blocca direttamente il, forse così, sto improvvisando, eh? Ecco. Qualcosa del genere, qualcosa del genere, così, con un nodo praticamente, e vado qua a, scusate che sempre questo discorso della, ecco qui, va bene. Così fatto, praticamente, poi dopo ci andrò a mettere una goccetta di qualcosa, eccola qua, ok? Bene, a questo punto questi sono i due reofori della. Andiamo a cercare una cavicchia adeguata. Ne avevo trovata una poco fa. Eccola qua. No, ne avevo trovata una. Eccola. Eccola qua la cavicchia. Qui c'è un buco già esagonale, eh? E ci va a parapara, tia. Bene. Da quest'altra parte ci mettiamo, adesso andiamo a cercare una rondella e ci mettiamo anche un bullone. Dobbiamo lasciare dello spazio perché poi ci servirà questa parte per, vediamo un po' questa che è più lunga se ci, no, è troppo lunga questa, meglio questa. Perché praticamente la rondella dovrà essere sottile. Torno subito. Con le rondelle, e andiamo a prendere anche un bulloncino per bloccare il tutto. Allora, abbiamo il bulloncino. Abbiamo una rondellina, ne cerco una un po' più bellina, eccola qua, una bella rondellina, mettiamola qui, clic, prendiamo questa,
C'è bisogno di serrarlo, basta invitarlo e va così, insomma. Che poi questo dopo andrà svitato eventualmente per poi metterlo chissà dove ci servirà. Ecco qua. L'elettrocalamita è fatta. Ora vediamo quanto funziona. E per questo ci serviremo di un alimentatore da 12 volts. Allora, certo che mentre si lavora con l'elettricità avere una mazzetta non è il massimo. Per comodità mettiamo anche l'avvitatore, insomma, via. Ecco, questa specie di videoproiettore di qualche anno fa, che cercheremo poi di... Salvatore mi ha detto di far cercare di funzionare. Queste sono collegate a un alimentatore piuttosto ignorante, devo stare attento a non fare il corto tra i due coccodrilli. Queste cose poi magari quando si usano in special modo con i bambini andrebbero fatte con vediamo un po', adesso è sottocorrente, eh? Ah, sentite? Picchia. 12 watts sono troppi. Ecco qua. Scotticchia. E quindi funziona. Scotticchia un po'. 12 watts sono troppi. Però funziona.